Volete canto? Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovate. Sono Roberta De Marchi, sto trasmettendo da Milano e siamo qui oggi, come tutti i pomeriggi di questo nuovo lockdown, con dei nuovi video tutorial. Dalla Spagna ci segue Paola, che traduce dallo spagnolo all'italiano per tutte le signore che non lo capiscono, e sono qui invece con i miei amici vecchi e nuovi. Silvio. Anna. Avete visto? Siamo tornati! Vi siamo mancati? Allora, novità? Avete qualcosa di nuovo da raccontarmi? Oggi come... Aspettate che mi guardo. Com'è tutto rosino oggi? E oggi avremo un nuovo video tutorial. Sapete che... Prova a spegnere e vediamo come va. Stiamo cercando di modificare i colori giorno... Non lo so, sembro sempre uguale nel colore io. Comunque, tutti i giorni cerchiamo di modificare il colore per arrivare all'Optimus. Vedremo, alla fine, tra 10 anni forse ce la faremo. Allora, come vi dicevo ieri, con i progetti stiamo andando un po' a braccio perché non eravamo organizzati a farli tutti i pomeriggi. Quindi cerchiamo di fare il possibile per stare un po' in compagnia onorevole. Domande, messaggi, tutto tace. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Adesso Claudio si esilia.
non parla, sta zitto zitto. E il progetto di oggi è una pochettina, una delle tante che faremo, perché vi spiegherò in queste settimane come si fanno alcune cose. La pochettina di oggi è un cartamodello con all'interno anche questo, che è il hardware, cioè il pezzo di ferro praticamente, che è all'interno di questo cartamodello. Così avrete sia la chiusura, chiamiamola così, la clips, che è il cartamodello per poter realizzare questa pochettina. Questo cartamodello è di Zacca Workshop, di cui Steam Italia è distributore. E abbiamo tantissimi articoli, quindi una volta comprato il cartamodello, se vi piace, potete anche solo comprare questi. E in ogni clips trovate sempre dentro il modellino, anche se comprate le clips sciolte, mi sembra. Devo andare a verificare. Alcune sì, alcune no, non me lo ricordo. No? Non mi ricordo, perché ce ne sono un'infinità. Ok, dopo andiamo a verificare. E questo è il progetto di oggi. Su Instagram e su Facebook mi arrivano un sacco di messaggi a cui spesso non riesco a rispondere. Qualcuno i giorni scorsi, allora, qualcuno di voi mi aveva consigliato un medico. Io non mi ricordo chi mi ha consigliato il medico, per favore riscrivetemi. Un medico per me. Ma mi sono persa il messaggio perché ne arrivano migliaia di fantamilioni di miliardi. Anna deve dire qualcosa. Sì, volevo dire che la creazione di Sissi sta ricamando il nuovo quiz di Live Love Quiz. Molto bene! Molto 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 bene. Sono contenta che i disegni vi piacciono, vero? Quelli di Live Love Quilt? Fate sì? Ok. Ogni designer posta il suo disegno. Tra un po' è ora del mio. Imparate. Mancano ancora? A che numero siamo, Silvio? Cos'è che abbiamo tradotto? Il quarto e il quinto, Claudio, ci dobbiamo sbrigare con i video di Live Love Quilt per il nostro progetto. Perché noi siamo sempre comodi. No, ma per l'11 di aprile c'è tempo, per il 20 di aprile c'è tempo, adesso è già dopo domani. E noi abbiamo un milione di cose da fare. Cioè, le signore sono pronte a consigliarti ogni medico che serve. Ah sì? No, c'era una signora che mi aveva scritto. Beh, mi sono persa il messaggio prima di fare lo screenshot del medico. Ma se la signora lo sa, se c'è, mi segue e poi me lo riscrive. Intanto venerdì vado dal medico, se da un'altra dottoressa nuova. Venerdì c'è anche. Venerdì c'è la libreria, chiacchiere in libreria, difatti mi sono già preparata dei bei librettini. Invece, riguardo sempre i messaggi che mi arrivano, devo rispondere a due persone, ma non mi ricordo chi mi ha scritto, perché ne sono arrivati veramente tantissimi. Qualcuno di voi mi chiedeva, ma ho fatto un po' di esagoni così. A caso, a brancate in questo periodo, idee per fare qualcosa con gli esagoni. C'è un libro sempre di Zacca Workshop, tutto su realizzazioni fatte con esagoni, cose semplici, molto fresche, niente di troppo lungo e niente di troppo complicato. Sono cose molto carine, borse, cuscini, tovagliette, c'è un po' di tutto, pochette. Questo è... bussa a questa porta? Andiamo. Non era un pezzo di... No! Frankenstein Junior. Vabbè, non c'entra niente. Sapete quei giochi? Ti dico una parola, dimmi che film è, dimmi una canzone, è uguale. Sì. Allora, questo è il libro per chi mi ha scritto tutto sugli esagoni. Poi... un'altra persona mi aveva scritto per quanto riguardava il retro e l'imbottitura del progetto di... aspettate che mi ricordo, di Annie Down, quello The Santa, The Turkey and Me. Allora, non ho idee né sull'imbottitura né sul retro, mi sembra Lavinia, ma non me lo ricordo di preciso, ma se lei mi sta guardando... forse è lei, perché finché non l'ho montato tutto non decido né imbottitura né retro. Prima voglio vedere tutto il progetto montato, quindi incominciate a finire tutto il top e dopo
lo metteremo dentro nel prossimo ordine, sia l'imbottitura che il retro, ma intanto fatemelo montare perché i campioni sono arrivati proprio pochi giorni fa. Avete qualcosa da dirmi d'altro? Com'è che si muove dietro questa tenda da un'ora? Sento sempre un cric-croc-cric-croc. È Wish? Non lo so. E si muove tutta la tenda, vedi? Fantasmi? Fantasmi. La signora Nicoletta ti rimanda la cosa del medico che ha detto che è stata lei. Ok. Vedi che le signore si ricordano. E quindi, libro di esagoni, ho detto, per chi mi aveva chiesto gli esagoni, non mi ricordo chi, ma... Volevo dirvi, se mi dimentico di rispondervi, non è perché non voglio rispondere a voi, è perché perdo i messaggi, quindi riscrivetemi all'infinito finché non vi rispondo. Tranne quelli dello scialle, che chi si è perso il fiore farà lo scialle coi buchi. Non voglio sapere niente, inutile che mi scrivete, ho avuto dei problemi, mi è morto il gatto, c'ho i calli. È un problema mio, pure io c'ho tante cose da fare, pensate... Chi ha un'azienda, una famiglia, i dipendenti, le malattie e tutto il resto. Quindi, state attenti agli esagoni, scusate, agli esagoni e ai fiori. Non ve li mando più. Andiamo avanti. Questo mi sembra che fosse un libro che avevamo messo anche nel calendario dell'avvento. Non c'eri ancora tu quando facevamo il calendario dell'avvento. E anche lui è un libro pieno di progetti. Con all'interno anche due piccoli hardware per confezionare un po' di cose. Poi alcuni dei progetti che ci sono all'interno di questo libro lo faremo durante il lockdown. Quindi questo è un altro librettino carino. Era nel calendario dell'avvento, ma volevo farvelo rivedere perché la tecnica è più o meno similare. Bene, avete domande prima che parto? Una domanda. Nessuna domanda. Allora, come vedete questa clips, questa piccola montatura non ha i fori e io vi insegnerò a montarla, spero, con il cordino. Mi sono già preparata un po' di lavoro fatto. Cosa ci vuole? Non ci vuole niente, è semplicissimo da fare. Il materiale che ci serve è questo. La colla, Claudio me l'ha tirata fuori prima e ho chiesto, scusa, se ne può avere una meglio? Questa l'ho un po' usata per fare le pochette e tanti altri lavori. Serve questa colla, eh? Sì, sì, c'è. Che è della Bohème, che non macchia il tessuto e quando si secca evapora. Vi devo raccontare una cosa, non va bene per... il polistirolo, perché secondo me è a base di acetone, anche se qui non lo dicono, aspettate. Sì. Quindi sul polistirolo per favore non mettetela. La utilizzate sui tessuti perché non macchiano, dovete incollare dei nastri, passamanerie, questa è fantastica e poi potete anche stirarla. Potete anche accoppiare due tipi di tessuti assieme, ne spalmate un po' da una parte, ne spalmate un po' dall'altra, anche il nastro su una scatola. Insomma, è per i nastri delle passamanerie l'ideale, ma va benissimo anche per i tessuti se volete incollarli da qualche parte. Ne mettete uno strato da un lato, uno strato dall'altro, aspettate un attimo che si rapprenda e poi li incollate. Ma va benissimo anche per incollare all'interno della nostra clips il nostro tessuto. Basterebbe questo, ma noi ci mettiamo pure un goccettino di colla, che non guasta mai. Poi che cosa vi serve? Vi serve uno stabilizzatore. Ah, ma una flisellina? È tipo una flisellina, sì. Uno stabilizzatore, io ho usato questo di cotone, mi sono già portata avanti, ho già stirato, termoadesivo, vedete? Dimmi. Codice lo sa Claudio. 780, 750, 785. 785. Mando il link in chat. Manda il link in chat, brava. E è termoadesiva di medio spessore, quindi la 700, la 710, quelle sono un po' sottiline. Poi le altre, tipo la 245 della Blizzling, diventano troppo cartonate, la 250. Questa è a un giusto peso. Speriamo di averla in casa, perché la promuoviamo e poi ciao Peppina. Sì, dice Claudio che ce l'abbiamo. Ok. Con questa imbottitura, con questo stabilizzatore termoadesivo, a
andiamo a stabilizzare la taschina interna. Volendo potreste stabilizzare anche tutta la fodera, questo è a vostro gusto e discrezione. Io preferisco sempre, come vi dico di solito, quando abbiamo fatto altre borse o altre cose, lo stabilizzatore o il stabilizzatore tipo imbottitura termoadesiva, preferisco metterla sulla parte esterna perché così resta un po' più ciccina. Se volete anche la parte interna un po' che resti in forma, mettete sempre un cotonino. Io la parte interna spesso la lascio senza niente. Ci sono domande? Ho chiesto. Quando ci sono domande ve lo dico. Va bene. Mi chiedono niente. Io, come da cartamodello interno, allora, i giapponesi sono molto carini perché fanno il cartamodello, le spiegazioni fotografate del montaggio, le spiegazioni disegnate, naturalmente Zacca Workshop è giapponese ma ha una sede, credo, in California. Sì, e quindi scrivono tutto in inglese. E fanno le descrizioni sia disegnate con tanto di spiegazioni scritte che fotografiche. In più avete i miei video, quindi è impossibile sbagliarmi. Sì, non sbagliarmi nemmeno io. Dica. Che tipo di cordoncino si usa? È dentro qua dentro c'è il cordoncino, ma è un cordoncino di carta ritorto. Non so dirvi, è un cordoncino di carta. Io li ho sempre visti così perché di solito quando si comprano questi senza i fori vengono venduti assieme. Cartamodello c'è il cordoncino, la maniglietta di chiusura Basta. e il cartamodello. Il cartamodello. Ma se comprate solo questo senza cartamodello, c'è sempre il cordoncino. Quindi ne volete fare 10, comprate 10 di queste, anche di varie misure, c'è sempre dentro il cordoncino. Bene, io mi sono già preparata la mia foderina della taschina. Li faccio col tessuto di Tilda, l'ultima collezione, non quella che deve uscire. Woodland, quella che doveva essere la collezione di Natale. Invece, come ben sapete, molti designer hanno scelto di far uscire le collezioni di Natale a gennaio. Posticiparle, sì, di qualche mese. E questa è una collezione bellissima. Infatti è andata via bruciata, come si suol dire. Ma anche la prossima è stupenda. A proposito, per chi stamattina non ci ha seguito sui social, avete visto che abbiamo fatto un freebie. Che cos'è un freebie? È una specie di condivisione sulla pagina di Tilda Italia, ma Instagram. Adesso vedremo se riusciremo a fare qualcosa anche per Facebook. Intanto seguiteci su Instagram con Steam Italia, con Tilda Italia. Naturalmente, per partecipare al freebie, noi abbiamo messo una foto di un progetto che io ho fatto molto semplice per un cuore. Non posso farvelo vedere perché il tessuto non è possibile farlo vedere nei video, ma solo nelle fotografie fino al 15 di maggio, data in cui ci sarà l'uscita mondiale della prossima collezione di Tilda, che si chiama Garden Life. L'ho scritto mille volte, ma io i nomi delle collezioni non me li ricordo mai. A parte Old Rose, che anche quella, assieme a Woodland, è stata la collezione più venduta della storia. Cosa devo dire d'altro? Quindi partecipate al freebie, per favore, perché potete scaricarvi questo PDF. Quindi adesso avremo i profili Instagram Roberta De Marchi, no, Steam Italia e Tilda, che andranno via di pari passo. Quindi continuate a seguirli, cioè segui Steam Italia Instagram, segui Steam Italia, segui Tilda Italia su Instagram. Che casino che sto facendo, perché adesso tutte le settimane più o meno ci saranno dei progettini. Poi inizio con il nostro progetto perché devo stare dentro nell'ora, perché dobbiamo fotografare finché c'è luce. Quando vi parlo dei tessuti di altissima qualità e quelli di bassa qualità, c'è un motivo.
Il cuore che vedete su Facebook o su Instagram, quello che ho fatto con la nuova collezione di Tilda, l'ho realizzato siccome volevo un colore bianco e il bianco, Tilda lo fa, ma è un dove white, quindi un color colomba, è un bianco un po' sporco. Invece a me piace il bianco sparato, in questo caso perlomeno per quello che dovevo realizzare in quel momento, ho utilizzato un avanzo di tessuto che avevo in casa io mio personale. Che era un tessuto europeo, che è europeo ma viene fatto in India, perché sapete che tutti i tessuti tinti in filo non sono purtroppo più prodotti in Italia. Quindi era un prodotto simile italiano, ma probabilmente prodotto in India, in Bangladesh, non lo so dove. Cucio i miei cuori, stiro e il bianco, misuro e non va bene, e butto via il primo cuore. Faccio il secondo e lo butto via. Faccio il terzo e ho detto no, non posso aver sbagliato a tagliare tutti o a cucire tutte le diagonali di tutti i quadrati. Allora ho stirato prima di tagliare il bianco e mi sono accorta che mettendo il quadrato bianco sul tessuto di Tilda, stirandolo con il vapore, perché ho stirato a vapore, il quadrato bianco si ritirava di quasi mezzo pollice su un pezzo grande così, quindi mezzo pollice vuol dire un dito. Pensate alla differenza tra un tessuto di qualità americano, giapponese, rispetto a dei tessuti economici, perché era tipo un retro di un quilt, quello era un avanzo di qualcosa che avevo in casa, quindi bianco, una teleria, rispetto gli economici, rispetto a quelli un pochettino più costosi. Peccato che avevo già tagliato dei pacchi così di quadrati, quindi li stiro a freddo, li trapunterò tantissimo e poi mi faccio il segno della croce quando li vado a lavare, perché sicuramente caleranno più del 10%. Una tragedia praticamente se uno fa un grosso lavoro. Che bei momenti. Tornando al nostro progetto, ho tagliato la fodera, ho tagliato i laterali. Io questi no, io voglio sapere cosa c'è dietro quella tendina lì che si muove, ma c'è il gatto? Sia un po' d'aria allo Ah, l'aria. stesso. Sono Hai spiriti. No, paura? perché sento dei rumorini. Forse è l'aria che batte. E non ho messo lo stabilizzatore, ma solo, scusate, sulla taschina interna. Per quanto riguarda la parte esterna, invece l'ho stabilizzata con un'imbottitura termoadesiva di medio spessore, solo su un lato. Il link dovreste trovarlo dentro nella chat, c'è. 6,30 glitterin. Io adesso vado a tagliarmeli a misura. Le misure che trovate in questi cartamodelli, che sono fatti bene, sono già comprese di margine di cucitura, quindi non dovete ingegnarvi a quanto margine lascio, quanto non margine non lascio. C'è il disegno della sagoma più il margine, quindi non potete sbagliarvi. Mettiamo qualche like. Ti Perché? piace Ci questo piace? video? Non lo so. Quanti siamo? Cosa facciamo? Spettatori 122. Oh, buongiorno a tutti! Ma siete tutti iscritti al canale YouTube? Mi seguite su Instagram, sugli altri social? E soprattutto siete iscritti al canale? Mettete il clicchino sulla campanella, così le prossime volte potete ricevere il messaggio quando andiamo online. Altra domanda, ma c'è qualcuno di nuovo? C'è qualche new entry oggi? Attendiamo. Guardate che bellissima questa fantasia. Mi farei un vestitino estivo, una bellissima borsa estiva. Mi farò una borsa estiva con questo casualmente azzurro. L'altro giorno qualcuno. Ah no, ieri. Adesso vi devo raccontare un sacco di cose oggi. Un'amica che mi ha telefonato ieri sera, adesso vi spiego per qualche cosa, mi ha detto: ma tu cuci tutto azzurro? Sì, mi piace l'azzurro. E quindi, siccome è un colore che mi rilassa, cerco di fare una cosa rilassante. Per chi naturalmente sempre ha Instagram, sabato o alle 14 o alle 14:30 o alle 15, adesso arriverà comunicazione nei prossimi giorni,
sono intervistata da una ragazza da cui ogni tanto compro le cianfrusaglie di brocantage. Se guardate oggi nelle mie stories trovate sia il suo nome che l'appuntamento di questo sabato, perché lei per tutta questa primavera tutti i sabati intervisterà una ragazza, una donna, qualcuno che può trasmettere informazioni o consigli ad altre donne. E questo sabato tocca a me. E di che cosa parleremo, quali sono gli argomenti, li trovate sia nel mio che nelle sue stories di Instagram. Il nome della ragazza è Brocantage qualcosa, quindi se andate la brocantiera, andate dentro e lo trovate. Bene, ho tagliato il mio esterno. No? Aspettate che me lo tiro. Nel frattempo, Nadia dice che ha comprato un sacco di tessuti in tinta, ma che le dispiace usarli per tanto sono belli. Guarda Nadia, abbiamo tutti lo stesso problema purtroppo, che soffriamo nell'utilizzare i tessuti e quindi li accatastiamo. Però alla fine, mi sono detta anche l'altro giorno, ho tutti i tessuti catalogati, avete visto, per fantasia, per colore, per grandezza, per famiglia, insomma, ho un po' maniacale, e ho lì tutti i miei tessutini giapponesi, ma lì dentro comunque sono nascosti, però preferirei, ho pensato, avere un quilt da poter esporre piuttosto che lasciarli lì così. Per quello avevo iniziato a fare quello che vi ho fatto vedere ieri, le 9 toppe scomposte, le 9 toppe scomparse, e perché così me lo posso mettere in camera e lo posso vedere sempre, perché avendoli lì nelle scatole poi non li posso mai vedere. L'ho stirato un pochettino meglio, perché prima, quando ho stirato l'imbottitura termoadesiva sul tessuto, avevo messo il foglio di teflon in modo tale che la potessi stirare su un pezzo più grande e non mi si sporcasse il ferro da stiro. Possiamo mettere un link del teflon, per favore? Forse Claudio non c'è. Ah ok, è che non sento di qua. Così vi stirate bene, solo che avevo il ferro un po' freddino e non si è attaccato tanto bene. Ora è tutto preciso. La prima cosa che adesso andrò a fare, vedete all'interno ci sono tutti i cartamodelli con le spiegazioni, insomma sono progettini fatti molto molto bene. La prima cosa che vado a fare è la taschina interna. Vado, è uguale, vado a piegare, cucio a un quarto di pollice, di imparare l'italiano. Tu puoi imparare lo spagnolo. Domanda. Sì. Maria Teresa ti chiede: pensi di fare il bomb 2021 di Natalie Bird? Ma noi ce l'abbiamo di già. Abbiamo già venduto anche tutte le copie, quindi tra poco lo faremo qua. Ma intendi in diretta? Qualcuno mi prende la rivista? Dice Helen Juller: buongiorno, scusa, perché uso il teflon? Adesso arrivo. Allora, rispondo a una persona alla volta, un attimo. Questo è il bomb, il nuovo bomb di Natalie Bird, che si chiama Helen. L'ho fatto ancora vedere. Sì. Diretta forse no, l'altra settimana. Sicuramente non mi ricordo. Comunque, questo è il nuovo sulla rivista Homespoon per 6 numeri, perché è bimestrale. Usciranno 2 blocchi ogni mese, di ogni bimestre, di A Letter to My Daughter, che è il blocco del mese di Annie Da, di Natalie Bird. Questo è il blocco. Ah, non era Wish, è qui Wish.
Questo è il BOM completo e quindi inizieremo poi noi a fare il primo blocco qua in compagnia, forse anche il secondo, in questo lockdown. E poi mese per mese o andate avanti da sole, perché magari se non c'è più il lockdown, spendere un martedì sera per fare un blocco diventa complesso, perché qui abbiamo tante cose da fare. Sicuramente in uno dei prossimi pomeriggi partiremo anche con questo. Era questa la domanda. E Claudio mette anche il link di questo adesso. Già fatto. Molto bene. In questo momento sono stati venduti tutti in 2 giorni, tutte le copie che abbiamo comprato. Arrivano questa settimana, o la prossima, fine questa settimana, primi giorni della prossima, altre 20 copie. Quindi prenotatevi, staremo per questa pila di tessuti, prenotatevi subito la vostra copia così la riceverete settimana prossima e potremo partire in tempo con il video. Domande? No, la signora del teflon. Utilizzo il teflon per non sporcare la piastra del ferro da stiro quando vado a utilizzare le imbottiture gommate o gli stabilizzatori che contengono resina, colla, il poliestere. Quando vado anche a stirare, per chi fa patchwork faccio sempre vedere la striscia di tessuto non tessuto termoadesivo che attacca le 2 imbottiture, ad esempio, non lo posso stirare col ferro da stiro, e cioè col ferro da stiro normale, quindi metto il mio foglio di teflon e poi stiro con il ferro da stiro sopra, in modo tale che riesco a pressarlo, il calore passa, ma non mi si appiccica né l'imbottitura di poliestere, neanche il nastro sulla piastra del ferro da stiro. Questa era una risposta. Per l'appliqué, per l'appliqué termoadesivo, in questo caso era per non appiccicarlo. Che faccia fa Anna? Adesso mi sentite meglio? Perché dicono che non si sente bene, perché devo alzare la voce. Perché la Telmelise urla che non si sente la mia voce, tu invece sei più quieta per ora, poi magari dopo qualche anno urlerai anche tu. Mi devo adattare. Ma domani le facciamo una postazione sotto il microfono? No, perché non lei sono abituata a urlare. È timida e quindi è perché è poco che lavora qui, per quello non è abituata a urlare. Tra un po'. Allora, ho cucito tutta la mia taschina e ho lasciato un forellino aperto. Sì, dimmi. 2 cose. Esiste già il kit del progetto di Homespun? Sì, c'è il kit tessuto ed è anche pubblicato. Adesso Claudio mette il link. Seconda cosa, come si fa per prenotarsi per avere l'altro numero della rivista? E il prossimo? Cioè, immagino di sì. Allora, per prenotare il prossimo numero non c'è problema. Noi adesso sappiamo quanti ne abbiamo venduti di questo numero quando arriveranno le altre 20 copie. Abbiamo scritto tutti i nomi di chi ha comprato la prima copia e quando arriverà il prossimo numero verrà postato il link per acquistarlo e poi voi che l'avete acquistato verrete contattate da Claudio con un'email o da Anna che vi dirà: è arrivato il secondo numero, vai al pagamento a questo link. Voi entrate nel link, pagate e vi arriva a casa il secondo numero. Perfetto. Questa era la risposta. Uno può fare anche l'abbonamento per il... No, non faccio più tutto l'abbonamento con i numeri già in anticipo, memore di quello che è successo con Annie Down. No, no, non voglio. Li lidiamo numero per numero, a nostro rischio e pericolo. Ho tagliato gli angolini. Sia sopra che sotto, perché così ci fa meno spessore. E adesso vado a rigirare. Vorrei dire che Anna sta imparando a ricamare anche. Che il sabato, che non lavora, è tutto dire. Impara a ricamare. Questo sabato ha fatto il punto erba. E stamattina ha portato il risultato finito. Io mi impegno, vediamo. Adesso dopo lo posterà sulla sua pagina Instagram e io la ritaggerò, così vedete anche i progressi di Anna. Vediamo, vediamo. Ma dai, ma povero Wish, lascialo giù. Scendi giù, poverino. Fai dispetto. Lo rigiro e vado negli angoli a spingere bene.
ovviamente la parte con il buchettino dove ho rigirato la metto sul fondo. È una taschina piccola perché è una pochettina piccola ovviamente. E vado a stirare. Non chiudo la fessura perché andrò a chiuderla direttamente in cucitura. Questa è la mia fodera. Sul cartamodello c'è scritto e... Cosa succede? Abbiamo... È andata via la luce. Nella pochette c'è esattamente il posizionamento il pezzettino, cioè la misura dove posizionare la taschina. Quindi io vado a posizionarla seguendo il mio cartamodello e poi vado a cucirla su tre lati. Cucendo anche la base, chiaramente cucio il foro. Fino qui è tutto chiaro? Dicono che sono stati i fantasmi. Oggi mi sembra una puntata da fantasmi. Veramente. Le luci, la tenda che vibra. C'è qualcuno che ci pensa. I rumori. Saremo noi fantasmi come in The Other. E non lo sappiamo, siamo già morti e non lo sappiamo. No. Allora cambio il piedino e vado a mettere il piedino D, che è il piedino compensatore. Quello, vi ricordate, con il gradino. E vado a spostare tutto il mio ago. Poi a questo punto mi metto gli occhiali. Di nuovo. Cucio tutto attorno, ovviamente solo su tre lati. Non sto cucendo la macchina. A un certo punto la macchina ha smesso di cucire. Veramente oggi ci sono i fantasmi, eh? Non so come mai. No, il filo sotto c'è. Non ha cucito per un pezzettino. È entrato qualcuno in negozio, volevo dirlo. Da là, a proposito di fantasmi. Forse c'è qualche fantasma veramente. Forse c'è qualche fantasma non si veramente. Vede. No, la ma fai sagoma... scherzi, vedi? Vedi? La sagoma che hai visto è Claudio, che è andato a controllare che cosa sta succedendo. Se è tutto ok. Eh? Dicono dalla regia che forse c'è un problemino di corrente. Sì, ma non dipende da noi perché non abbiamo neanche acceso la caldaia, quindi... Sara Pezzè ci dice, la cosa bella di questo ennesimo lockdown, i pomeriggi con noi. Grazie Sara. Che sia vento a fare questa... Può essere il vento, chi lo sa un po'. Qua c'è un vento pazzesco a Milano. Nel paese di Paola invece fa un caldo pazzesco. Beata lei. Esatto, beata lei. Ok. Ora prendiamo la misura della metà e ci puntiamo uno spillino. No, devo puntare uno spillino.
per determinare la metà della fodera da una parte e la metà della fodera dall'altra. Idem facciamo con i laterali della fodera interna. Metto la mazzaria. La mezzeria anche di qua. Ora dritto contro diritto sovrappongo gli spilli, ovviamente li tolgo, wow! Nel frattempo stiamo leggendo i vostri commenti del meteo. C'è qualcuno che ha avuto la neve. Chi ha avuto la neve? Sara e Grandine in Sicilia. Cioè, veramente? Veramente. Beh, quasi quasi siamo fortunati. Solo il vento. Abbiamo solo il vento e i fantasmi noi. Non male. Allora, un attimo che devo calibrare bene, tirare e rigirare. Un po' come quando si cuciono le maniche dei vestiti. Avete presente? Non lo so. Quando si cuce la spalla. E bisogna calibrare bene le pieghe. Lucia dice: sei sempre bravissima, ci stupisci sempre di più. Grazie. Grazie, grazie. Ma non sappiamo se c'è qualcuno di nuovo oggi. Non ci hanno risposto. Ho chiesto, ma nessuno è nuovo. Siete tutte consolidate. Molto bene. Facciamo crescere la nostra comunità qui, consolidandoci. Allora, ho puntato, vedete, a raggiera metà. A volte si fa prima fare una mattonella patchwork che a fare delle piccole pochette. Però adesso perché chiacchieravo, sennò è veramente veloce anche questa da fare. Tempo Paola sta traducendo tutto quello che dici. Ieri leggevo un commento e ridevo un sacco perché Esther Crespo, che è una signora che ci segue dalla Spagna, a proposito del fatto che mi ci vuole un esercito, come dice Anna, per fare tutto quello che hai in mente, Esther mi scrive: guarda Roberta, secondo me 7 vite non ti bastano e in più ci vuole un esercito di minions per fare tutto quello che hai in mente. Sono morta da ridere perché non pensavo ai minions, vedi? Ieri sera leggevo i commenti e rispondevo e Anna si sposta. Cerco di fare meno rumore. Ok, abbiamo puntato tutto un lato della nostra poderina. È comoda. Prenditi un 3 gradini. Se no, fra un po' non ti alzi più. Ma fa freddo in terra. Adesso andiamo a cucire. La parte piatta la teniamo sempre rivolta verso il basso, così da poter governare le pieghe che ci si formano. Qualche domanda? C'è un silenzio oggi. Rimetto il piedino da un quarto di pollice e vado a cucire. Ho perso il pedale intanto. Avevate già fatto voi delle pochettine simili a queste? Delle pochettine. Questa è proprio una vera e propria borsettina. Perché poi vi potete confezionare un manichettino in tessuto che io adesso non sto a farvi vedere, ma poi vi faccio vedere che ci sono dei moschettoni
per chi vuole confezionare il manico e attaccarlo ai moschettoni direttamente dentro nella borsina. Francesca dice: a proposito dell'esercito che ci vuole per attuare le idee, posso far parte anch'io di questo esercito? Dove abiti, Francesca? Perché a noi ci serve un esercito sul campo. Anche se Anna, ad esempio, che si chiama, è una ragazza di Napoli, Anna dello Iacono, che ci aiuta spesso a fare dei vestitini o i corpi di Tilda o altre cose, è di Napoli e si è offerta volontaria per aiutarci nei momenti di crisi da cucito. E proprio in questi giorni, abbiamo aperto ieri sera un pacco che è arrivato con tutti i vestitini di Tilda che vi farò vedere nei prossimi giorni. Perché tutto non si può fare. A proposito, non so se c'è Anna oggi che ci segue, perché poverina non sta tanto bene. Dica Anna. Allora, Francesca che vuole far parte dell'esercito di Roma. Comoda, Francesca. E qualcuno è arrivato in ritardo, ci sta seguendo adesso e vorrebbe vedere la pochette finita. Quando l'ho finita, cioè, non ce l'ho fatta a finirla. Ma e invece chi ci chiede? Ferma. Ecco, resta in attesa e la vedrai finita. Comunque pochette finita è così. Molto bella. E qualcuno chiede, cuci sugli spilli. Sì, ma questi sono spilli sottilissimi, sono i più sottili al mondo e sono quelli della Bohème. E ci dovrebbe essere un link con la descrizione della misura. Giusto Claudio? Sta arrivando, ha detto Claudio, con il link degli spilli, perché oggi ci siamo un po' menati via con i link. Ma lo sapete che non abbiamo detto che Anna non è di Milano? Non so se sentite dall'accento. Che non è milanese, viene dal Friuli. Friuli? Friuli. Friuli? Sì. Friuli Venezia Giulia. Tanti dicono Friuli, ma è un po' sbagliato perché l'accento è Friuli, con la U lunga. Friuli. Comunque, è qui... Ma c'è anche Venezia, anche Giulia. Esatto. Esatto. Il mio accento è un po' strano, in effetti. Non è proprio un accento milanese. Niente. No. Però sai, quando abitavo nel Veneto tutti dicevano ma come parli milanese? Poi quando sono venuta qua ma come parli veneto? Ma non siete mai contenti, pensavo io. Un attimo che cerco di calibrare bene tutte le pieghe. Volevo dirti che sto guardando la nonna serie di Sui. Bellissimo. Dovete sapere che io sono un'appassionata di serie TV. Sì, io no invece, le ho viste tutte ma non mi appassionano. Ne guardo tantissime. Anche i film, siccome sono sempre stanca morta quando vado a letto, metto un film e lo faccio diventare una serie, perché ci metto anche una settimana intera a vedere tutto un film. New Amsterdam, finito anche quello. Sì, l'ho visto tutto. Visto tutto anche New Amsterdam, sì. Anche io. Non ho più niente da vedere, sono in crisi. Ma mi hanno parlato di un'altra serie, dopo vado a vedere, me l'hanno scritto. Ma non ricordo come si chiama, me l'hanno scritto proprio l'altra sera. Magnolia, l'hai visto? Ma è su... Sì, l'ho visto. Ma però è finito subito. È una cosa un po' corta. A me piacciono anche le serie TV che sono molto lunghe, con tante stagioni, così mi posso appassionare a tutti i personaggi. Sì, a me sembra di essere poi in famiglia, quando finiscono mi dispiace, è come se la mia famiglia andasse via. Come quando leggi quei libri appassionantissimi, poi finisce il libro e tu resti lì da solo, cioè resti orfana, senza famiglia dopo. Cioè, io è come se avessi dei fratelli, delle sorelle, altri genitori, una seconda vita, e dopo non c'ho più nessuno. Soffro un sacco, veramente. Succede così quando i personaggi sono molto ben costruiti, no? Hanno un carattere veramente ben pensato. Ma a me è Sweet, io lo guardo perché a me piace lui, quindi veramente
Anche Lorena sta guardando la terza stagione di New Amsterdam. Perché lei lo guarda in inglese. Su Apple TV, Su Apple io non ce TV. l'ho. Salutiamo chi è arrivato ora. Benvenuti. Chi è arrivato ora? Quanti siamo adesso? Siamo 126, 5, 6, andato. Ecco, scusate, ma ci metto un po' di tempo per puntarlo bene, perché sennò poi fa tutti i grumi, i famosi cracchignotti. Allora, e adesso vado a cucire anche questo. E questa è tutta la nostra fodera. Poi allo stesso modo cuciremo la parte esterna. Silvia Loren, come va la lunga base? Vabbè. L'avrà sentito. Durante questi pomeriggi di lockdown, il signor Silvio farà vedere un po' di prodotti per chi ha gli allunga base, non solo comprati da noi, ma in generale, e quindi dei prodotti utili da utilizzare con gli allunga base. Adesso si prepara il signor Silvio nei prossimi giorni e dopo ve lo buttiamo qua in mezzo al video, al rodeo. Ecco qui, la nostra fodera è completa. Togliamo tutti gli spillini. La stessa cosa andiamo a fare sulla parte esterna. Non li ho preparati prima perché se no non posso farvi vedere bene tutti i passaggi. Avrei potuto prepararmi vari pezzi, ma non avevo tempo da un giorno all'altro. Cosa faremo domani? Allora, ho letto le vostre richieste per quanto riguarda il cosa vedere durante le dirette. In tanti hanno chiesto il ricamo. È impossibile fare il ricamo durante le dirette perché la videocamera è lì e io sono qui. Quindi è veramente difficoltoso. Vedremo di fare dei mini video invece registrati e poi postati, come vi avevo già anticipato. Tanti vorrebbero vedere, mi hanno scritto, signor Silvio, a parte l'asciugatrice in funzione, comprata a novembre e mai messa in opera, ma comunque. Invece la barra per guardare da sopra la videocamera e vedere sotto le cose è stata comprata, pensate, ancora l'estate scorsa quasi, e non è mai stata messa in funzione. Ma come? Perché qua siamo. Mancano i minions, ci manca la voglia. Loren dice che è arrivato da lunga parte, deve sistemarlo meglio. Perché Perché? poi è a posto. Capito, signor Silvio? Volevo raccontarti, A me? Roberta, che ho scoperto, forse l'avevo già detto, non mi ricordo, che esiste un film dedicato a Patchwork e Quilt del 1996. Si chiama Gli anni dei ricordi. Lo sappiamo tutte noi, Ah, con io no. Winona Ryder, Sì. certo. Ah, piacerebbe vederlo. È molto carino Gli anni dei ricordi, molto 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 carino. È solo l'unica che non l'ha visto. Ma adesso sono certa che Recupero. recupererai benissimo. Adesso andiamo a puntare sempre, come abbiamo fatto con la fodera, tutta la nostra parte esterna, che è un po' più semplice perché è rigidina con l'imbottitura e quindi dovremmo avere qualche difficoltà. In effetti si va via un pochino più spediti. Allora, suggerimenti di serie lunghe da vedere. Simonetta dice Damages su Prime con Glenn Close. Non l'abbiamo neanche No. considerata, neanche vista questa. Ce lo segniamo. Grazie. Lo segniamo, sì. Un paio di anni fa vedevamo una cosa bruttissima che si chiamava Follower. Morivano tutti, tutti sanguinari, dei serial killer.
Mamma mia, erano tante stagioni che non finivano più, ma morivano tutti. Cioè, non è molto il tuo genere. Anche lì c'era un bell'attore. Cioè, dopo uno dice, vabbè. Poi guardavo io invece una cosa, ma il signor Silvio non la guardava, perché poi il signor Silvio si consiglia con la Telma. La Telma non mi ricordo cosa sta guardando. Mentre la Noemi mi dice sempre, ah, hai visto? Ho trovato una nuova serie. Ma l'ho già vista tutta. Ah, ok, poi, ah, ho trovato una nuova serie. Già vista tutta anche quella. E no, guardavo una serie, sempre dove morivano tutti anche lì, tutti sanguinari. E uno degli attori di punta era, come si chiama quell'attore, il papà di Angelina Jolie? Non ricordo. Non lo so, se vuole certo. Ho un vuoto di memoria, comunque sempre o su Prime o su... Hai capito qual è la serie? Quello era un simile poliziesco investigativo. Ah, John Voight! Sì, con John Voight, brava. Ed era una serie, però anche lì, che si ammazzavano, pugni, schiaffi, però contemporanea. L'hai visto l'altra Grace, miniserie? Questo non l'hai visto, io sì. Qual è l'altra Grace? Molto cosa bello. Parla? Cioè, ne vedo talmente tante. Anch'io, ma l'ho vista appena era uscita. Non me lo ricordo molto bene, ma parla della storia di questa donna che finisce nei guai. Non dico di più perché spoilerone, se no non si fa. Secondo me l'ho vista, ma non me la ricordo. Siamo a 117 like. Molto bene. 126 persone più o meno. Quindi manca qualcuno. Adesso vi faccio un'altra domanda, ma voi siete già stati vaccinati? Perché a noi quando è che ci toccherà essere vaccinati? Dicevamo ieri con la Telma. La mia mamma e il mio papà sono in coda, tra poco li vaccinano. Li vaccinano? Vaccinano? Boh. Te per ultima. Sì, io mai. Mai perché sei bambina, quindi mai. A te verso... Io non credo. Ottobre. Non lo so, sì. E che c'entra il mio gruppo? Io sono anche donatore di sangue, tra l'altro. Quindi sono zero positivo. Come noi. Ecco. Quindi ci ammaliamo poco. Voi, perché io sono sempre malata. Infatti il venerdì torno dal dottore. Che palle, ce ne ho sempre una. Cioè, ho dei periodi veramente... Ma perché non mi passano le malattie e tornano sempre? Adesso non mi sto neanche tanto affaticando. Non vado neanche a letto alle 3 di notte, cioè faccio anche degli orari abbastanza ragionevoli. Avrò bisogno di mare, secondo me. Avrò bisogno di vacanza, di sole. Di odio. Perché da ipertiroidite è diventata ipotiroidismo, l'ipotiroidismo ha bisogno dello iodio, quindi ho bisogno di mare. Così ritorno schizzata come prima, dimmi. Liliana dice che lei doveva essere vaccinata oggi, ma i vaccini sono sospesi, quindi... Perché sono sospesi? AstraZeneca, tutta quella storia... Comunque la maggior parte delle signore che stanno rispondendo non hanno fatto il vaccino. Perché sono giovani, bravi. Sono delle ragazzine. Ragazzine. La mia mamma è un po' meno ragazzina, quindi speriamo che non gli diano i vaccini avariati alla mia mamma. Che già anche loro sono cagionevoli di salute. I nonni tutti. Si hanno vaccinati? Sì. In un'altra regione voi. Vero? Forse è più veloce, c'è meno gente. Allora, i miei nonni, due hanno 83 anni e uno 85. Come i miei genitori più o meno, 83.
Lavinia ti chiede se la tosse ti è passata rispetto all'anno scorso. Rispetto all'anno scorso sto un fiore, ma probabilmente la tosse era, come si chiama quella malattia? Ah, la mononucleosi. La mononucleosi che ha scatenato la tiroidite, che schiacciava sulla trachea e mi faceva venire la tosse. Non si sa, comunque, oramai l'è andata. Però adesso sto prendendo le medicine per la tiroide, ma che comunque non passa, perché adesso è 3 giorni che mi fa malissimo. E Anna chiedeva l'altro giorno, ma proprio fisicamente ti fa male la tiroide? Sì, cioè proprio mi fa male il collo, mi fa male qui, quindi venerdì torno dal medico. Perché già sto prendendo una pastiglia, ma evidentemente c'è qualcosa che la infastidisce. Domenica mi sono molto arrabbiata e arrabbiandomi molto è tornato il dolore. Dennis dice che lavori troppo. Anche secondo me. Ma qui non capiscono, perché finché non sono morta la gente non capisce che mi devo riposare. E Lorraine dice che ha Hashimoto? Sì. Cos'è? La tiroidite di Hashimoto. È un ipotiroidismo. No. Anche la Cristina ce l'ha la tiroidite di Hashimoto. Sì. Io non sapevo niente di tiroidite fino a poco fa e già mi sono già stressata in così poco tempo. Oh, anche Cinzia, tiroidite di Hashimoto. Un sacco di persone ce l'hanno. Oh, invece Lorena consiglia Nomadland, un film molto bello su Netflix. Non l'ho visto, segno. Anche io. Grazie. Nomadland, la terra dei nomadi. Sì, ho visto i promo ma non... Ora abbiamo fatto esterno e interno. Cosa facciamo? Trac! Anzi, sì, vabbè, è uguale. Vado a mettere diritto contro diritto. E vado ad incastrare le mie cuciturine. E metto uno spillo. Sono in tanti a avere dei piccoli problemi con la tiroide. Tantissime piccole persone. Insomma, prendi la io non ho mai avuto, cioè, ho avuto tanti problemi nella vita, anche tanti debiti, ma la tiroide mi è sempre funzionata bene, adesso neanche quella, una tragedia. E vabbè. Bisogna convivere. Signora Fiorella dice che la sua mamma di 89 anni fa il vaccino, il richiamo del vaccino la prossima settimana. Evviva! Sì. Meno male, perché avevano detto che questa variante inglese doveva essere più leggera e meno cattiva, e invece... Il contrario. Invece è il contrario. Siamo punto a capo, ma con una massa di teste di cavolo in giro per il mondo. In Italia in modo particolare, perché... combinano di ogni. A Milano siamo i campioni mondiali, ovviamente. Domandina, le creazioni di Sissi ci chiede, hai lasciato un lato aperto per risvoltare? No, ho lasciato un buchetto adesso, devo arrivarci, vedi? Ho lasciato un buchettino, adesso vado a montarmi gli spilli. Volendo potevi lasciare anche un lato aperto nella fodera. È precisa, un po' alla volta impari. Qualche domanda? Oggi sono tutte silenziose, ieri chiacchieravano un sacco. Sì, oggi preferiscono parlare di serie TV. Va bene. Come tutti, sì. Mi sentite bene adesso? Sono stato io. Scusate, mia colpa, perché sono seduta per terra. Già c'è il signor Silvio che di solito inciampa nel cavalletto. Ma è ingombrante. Perché non è ingombrante per niente il cavalletto. Niente. Il nostro cavalletto ha delle gambe che sono larghe così. Neanche i tuoi piedi, esattamente. Allora, ora andiamo a cucire tutto il perimetro. Ma per cucire il perimetro sarei un filo più comoda.
posto il mio fantastico. Naturalmente sotto c'è di tutto. Ma è lunga, sì, è una lunga base. I giochi di Wish. Ok. Non so se si vede in video, ma ho qualche difficoltà a abbassare qui per farvelo vedere. Facendo l'uncinetto, il terzo fiore. Brava. Brava, Loren. Stamattina ho lanciato il fiore numero 7. Mi raccomando, non fatevi poi dire che non li ho postati. Mi dispiace per chi ha perso il fiore numero 6. Peccato, prossima volta sarete attenti. Allora, che disordine che ho qui però, eh? Un po' di ordine. Un po' anche dell'uncinetto abbiamo. Questo è un pezzettino che avanza. Questo è un gioco di Wish. I petali di non so che. I petali di Zuzu. Lo sapete che film è? Ma le signore risponderanno sicuramente. Chi si ricorda di chi sono, di che film è? Quello con la citazione I petali di Zuzu. Ma è un film vecchio? Sì, un film vecchissimo. È ancora in bianco e nero. Allora non devi dare dei suggerimenti. Facciamo dei tagliettini qui nella punta. Nell'incavo. E appunto l'incavo. E poi rigiriamo la nostra. C'è Paola che dice che sta facendo il progettino del live di ieri. Dai! Sì! Carino! Brava, Paola! Qualcuno ha terminato il video? E un attimo, deve ancora arrivare la voce. Allora, prendiamo sempre il nostro oggettino, adesso andiamo a risvoltare perfettamente. Ma guarda che carina con questo tessuto! Cioè, è proprio tanto 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 carina. A schiacciare e a tirare bene fuori gli angolini. Allora, Lina ci chiede: il piano allungato per la macchina da cucire va bene per tutte le macchine? Va bene per tutte le macchine, sì. L'importante è ognuna sapere, c'è il suo. Sapere qual è il modello di macchina, perché è personalizzato. Non è standard per tutte le macchine. Perché ogni macchina ha il suo braccio, ha la sua conformazione. Questa parte qua. Questa parte è variabile, questa anche. Ma anche questo, perché la lunghezza e questo qui è differente di macchina in macchina. Macchina a braccio lungo, macchina a braccio medio, macchina a braccio corto. E quindi la lunga base deve essere in base al modello. Come dico sempre io, è un po' come il tergicristallo delle macchine, tutti ce li hanno, ma il tergicristallo di un tir e quello di un due cavalli sono un filo differenti.
dove c'è l'apertura la mando dentro, all'interno, di giro, adesso vado a stirarla. Un attimo, che ferro da stiro, sapete che fa il risparmio energetico, quindi quando non lo uso si spegne. Ora cambiamo il piedino, mettiamo il piedino D e andiamo a ribattere tutto attorno il nostro lavoro. Anzi, do una stiratina a tutto il bordo, così riesco a ribatterlo meglio. Qualcuno che dice che aspetta fiducioso il link per il fiore. Questa sera ne manderò un po'. Sapete che è l'ultimo progetto che faccio, vero? Non ho detto sì. No, continuo a ridirlo. Mi sono indovinato la citazione di Roberta. No, nessuno ha indovinato. Nessuno si ricorda. Impossibile, perché è un film che tutti sanno a memoria. Ma io posso barare e andare a guardare su Google. Qual era la citazione? I petali di Zuzu. Posto l'ago, ok, e adesso vado a ribattere tutto il bordo. È impossibile, è un film che hanno visto tutti, anche tu l'hai visto. Ma non l'hai visto 6 volte, ma l'ho visto io. Sì. Alla mia ricerca mi sa di no. La signora Lina ci dice che lei ha una Elna ricamatrice. Non è da marca. Dopo lo scrivi o su WhatsApp o dentro in qualche social, lo scrivi con un messaggio privato e il signor Silvio controlla e ti dice tutto. Esatto. Ah, Cinzia ha indovinato, la vita è meravigliosa. Sì. Certo, l'hanno visto tutti, anche tu. Anche Sara ha indovinato, Sara, Cinzia, la vita è meravigliosa. C'è chi l'ha vista a Natale con sua figlia per la prima volta. È iniziata una nuova tradizione così. Che bella cosa. Eh sì. Comunque questa pochettina con questo tessuto mi piace tantissimissimo. Ma siccome noi siamo avanti di un anno con le collezioni, di più di un anno, noi abbiamo già in casa tutti i campioni delle collezioni del prossimo 2022 di Tilda. E ce ne sono alcune stupende. Come quella del prossimo autunno, ad esempio, 2021. Ci sono delle cose fantastichissime. Sono veramente belle. A me piace quella dell'estate prossima. Quella, sì. Che verrà. Una bella estate. Bene, abbiamo chiuso tutto. Come la userai questa pochette, Roberta? Non lo so. Andrai in negozio, io non uso mai niente. Alessandra ci chiede, che ago e filo stai usando? Sto usando un filo di cotone e un ago numero 80 per la pochette, perché ha dei punti abbastanza spessi. Ma non è tenera? È bellissima. Sì, è troppo carina. Adesso questi vanno, questa è sempre la parte più faticosa,
Vediamo se ce la faccio, perché... Devi incastrarlo. Yes. Assolutamente sì. Dovrei partire veramente dalla punta qua. Cinzia dice che sono colori gelatosi. Sì, è vero, sono molto gelatosi. Che bella carina. Gelatosi. Aspettate, perché tra che non vedo. Forse il cacciavite era un po' piccolo, signor Silvio. Eh sì, pensavo che ci volesse piccolo, ma forse l'ho preso troppo piccolo. E non riesco neanche a tenerlo in mano. Ok. Perché ci vuole la collina dentro. Io adesso cerco di mettervelo senza colla per far prima, perché sennò devo far presa la colla. Aspettate, Ok. Ho un po' in ansia quando ho i montaggi da fare. Vedete? Inserisco il tessuto, all'interno dovrei mettere la colla e attendere un attimo che si asciughi, ma se no stiamo qui fino a dopodomani. E poi una volta che la colla è un pochettino asciutta vado a inserire il tessuto e il cordoncino in questo modo. E con un cacciavitino un pochino più grande di questo spingo dentro. Prima metto tutto il tessuto, pezzo per pezzo. Adesso mi salta fuori, ma lo inserite tutto perché è preciso. E poi inserite tutto il vostro cordoncino in modo da bloccarlo e con la colla lui resta tutto dentro. Adesso lo faccio quando chiudo la diretta e poi vi posto la fotografia. E resta così. E questo veramente resta così. Wow! Adesso non ce la faccio a mettere la colla e tutto quanto, ma che bello. Troppo carina! C'è adesso Paola. La monto subito. Scusa, Roberta, c'è Paola che ci dice che sta per arrivare il suo compleanno. Ci avvisa? Sì. Come mai ce lo fa sapere non Paola? Lo so. Paola. Il mio è Paola il 24 di settembre, ma... Io l'11 maggio, Ognuno può dire... Al mio manca poco. Quello di Anna è il 2 di aprile, perché mangiamo il 3. Il 3. Ah. Mangiamo i cannoncini di Panarello. Cioè, io sono a dieta già da 2 settimane. Dal primo giorno di dieta sto pensando ai cannoncini di Panarello. Perché sapete che qua da noi in negozio c'è una tradizione: che chi compie gli anni deve comprare cannoncini di Panarello. Panarello è una pasticceria che c'è qua vicino. E Anna ha detto: ma a me i cannoncini non mi piacciono, ma mica si comprano per te, si comprano per condividere con gli altri che li mangiano tutti. E quindi io è da 2 settimane che sto pensando al 2 di aprile, al 3 di aprile che... Ma sì, ma immagino che siano buonissimi, solo che non è il mio dolce preferito. Neanche il mio, però sono buoni! Perché io sono un po', come dire, pretenziosa con i dolci, devono essere veramente deliziosi. Ma questi sono veramente deliziosi, sono i cannoncini più buoni del mondo. Questi sono i cannoncini più buoni del mondo. Vabbè, il 3 di aprile, mancano ancora 15 giorni. Giorno prima di Pasqua. C'ho già. Vabbè, festeggeremo dopo Pasqua allora. Ah, Paola dice che siccome non sai che cosa fare con la pochette, il suo compleanno si avvicina. Guarda Paola, ti mando un pezzettino di stoffa e te la fai da sola la pochette. Perché? È troppo tenera, poi è proprio primaverile. Adesso la monto subito. Bene. Il manichetto o mettete una catenina oppure potete farvi con uno dei due tessutini una striscettina o una tracollina e poi con il gancetto così, lo vedete? Si vede Silvio? E il moschettoncino lo attaccate ai due forellini che ci sono qua e avete la vostra pochettina a tracolla. Ah, fanno uno sbieco, sì, e lo mettono. Beh, possono fare quello che vogliono e poi con i moschettoncini dello stesso colore lo possono attaccare. Bene, ora non vedo l'ora di attaccare dentro tutto così poi faccio la foto per domani. Denise dice che la pochette è zaccastica. È zaccastica, sì. Bene. Nel
frattempo si sono scatenate tra dolcetti, muffin, eccetera, adesso si inviano dolci, insomma. Veramente? No. Guardate, io ho fame, oggi a mezzogiorno ho mangiato la valeriana con il tonno, mi si era prosciugata anche tutta la saliva pure di mangiare il tonno, ero tristissima. Non faccio dei pranzi soddisfacenti in questo periodo. Ieri sì, avevo l'hummus di ceci con le verdure crude, ma gli altri giorni una tristezza. Vabbè. Anche il video tutorial di oggi è terminato. Mi auguro che vi sia piaciuto. Ora vado subito a montarla per poter fare la fotografia. E intanto mi metto dentro anche la colla subito. E così ci possiamo vedere sempre domani sui social tutto il giorno. Vi ricordo il freebie di Tilda. Dovete seguire Tilda, condividere, lasciare un messaggio, mettere un like, le solite cose. E seguiteci perché noi domani, lenti ma inesorabili, verso le ore 15 saremo qui, 15:15 mi sembra. Per fare questo lavoro devo mettermi gli occhiali però perché non sto vedendo niente. C'ho la guida però mi perdo dei pezzetti, vedi, perché non vedo dove schiaccio tutto in modo uniforme. Bene, bene. Adesso vado avanti. Aspetta che mi esce. Incolliamo tutto. Incolliamo tutto. Intanto si rapprende un attimo. Grazie per essere state con noi anche oggi. Mi auguro che vi siate divertite e che vi sia piaciuto questo progetto. Trovate tutti i link se vi serve qualche cosa da acquistare. Se no, scriveteci o telefonateci. Prima di chiudere tutto, diciamo la nostra solita parola magica. Cucite, cucite, cucite. Grazie e a domani. Ciao!